pubblicazione che abbiamo messo adesso anche online sulla pagina Facebook dell'Associazione Mare Libero, che si chiama Il Mare Negato di Roma, e che abbiamo realizzato con, diciamo, tutta una serie di documenti pubblici nostri, giornalistici, eccetera. E lì potrete, diciamo, vedere un pochino tutta quanta la situazione, come si è sviluppata dagli albori di Ostia fino a poco fa. Come diceva Agostino, abbiamo avuto due periodi a cui fare riferimento per capire un po' qual è la situazione delle spiagge oggi. Innanzitutto bisogna dire che la legge regionale prevede che il litorale abbia il 50% di spiagge libere e il 50% eventualmente assegnato da stabilimenti, minimo, quindi non è obbligatorio, è il minimo consentito. Per quello che riguarda il litorale di Roma, noi abbiamo questo 50% che equivale a 6.500 metri, 6 km e mezzo, e c'è però una carenza ancora di 250 metri per raggiungere il 50%. Ovviamente la gran parte di queste spiagge si trova a quello che noi chiamiamo i cancelli, mentre nell'area urbana, come diceva Marco, purtroppo le spiagge libere scarseggiano. Sono concentrate in parte nella zona di Ponente, verso il porto, e poi disseminate un po' lungo tutto il litorale, fino, diciamo, alla rotonda della Colombo, eccetera. Vado subito a illustrare quello che prevede la proposta del nuovo piano di utilizzo degli arenili. Per chi avrà tempo dopo di dedicare 5 minuti, quello vigente si trova alle mie spalle, quindi per capire un po' come è organizzato il litorale, le concessioni e le spiagge libere. Bisogna dire che rispetto a quello che è stato detto da oltre un anno a questa parte, perché questa proposta del nuovo piano di utilizzo risale all'amministrazione commissariale del municipio, e quindi a fine 2017, precisamente a ottobre 2017, quando è stato redatto all'opera un altro Franco che cerca disperatamente un po' di luce per fare le riprese. A ottobre 2017 la gestione commissariale uscente, Roberto Bulchiani, ha lasciato in eredità un documento piuttosto corposo che dovrebbe costituire le linee guida. Di fatto lo sono, perché poi è stato ricevuto dal Consiglio, dalla Sindaca e dalla Giunta Comunale, per il nuovo piano. Però questo nuovo piano, nonostante quello che si dica spesso e sentiamo dire alla TV, che abbatteremo il lungomuro, che sparirà tutto, che saremo tutti più bravi, più buoni e più belli, in realtà non dice niente di tutto questo. La parola demolizione non compare mai, neanche una volta, se non una volta associata alla parola e ricostruzione, quindi demolizione e ricostruzione. Quindi scordiamoci che da questo piano, perlomeno da come è stato presentato, perché nessuno di noi ha avuto modo di discuterne con chi l'ha scritto, scordiamoci, secondo me, che potremmo avere qualcosa di diverso da quello che abbiamo adesso. Per i loro privilegi in maniera esagerata, e forzano la decisione dei politici, perché sono all'interno della politica, no? Loro entrano dentro e decidono ovviamente pro domo propria, cioè per i propri vantaggi personali. E ci vorrebbe un attivismo, una partecipazione, una sensibilizzazione generale per poter far cambiare queste cose. E io vedo che i comitati, le associazioni, ce ne abbiamo tre oggi che si interessano del mare, quindi questo significa che questa sensibilità è aumentata. E certo, è tutto da costruire per questo percorso, perché come diceva giustamente Danilo, abbiamo una riserva. Io oggi mi scontro col fatto che questa riserva, vi racconto gli ultimi passaggi della riserva. La responsabile della riserva, la dottoressa Matasta, che prima era solo responsabile della riserva e poi è diventata anche capo del dipartimento ambiente. Il dipartimento ambiente è uno dei dipartimenti in questo momento più critici, con più pressione, perché comunque c'è la gestione dei rifiuti insieme all'ambiente. Si è dimessa, ha dato le dimissioni. Perché? Perché ha dato le dimissioni? Certo, è una cosa
misteriosa. Dal mio punto di vista, guardando, perché io un pochino vicino all'amministrazione per ragione, per il fatto del CE, del WWF, mi vado a confrontare, è perché ovviamente su una persona tu concentri tanti oneri, tanti impegni, e la persona poi a un certo punto non ce la fa più, ma potrebbe anche essere un altro il motivo. Ci sta la questione rifiuti, ci stanno gli interessi sui rifiuti, no? C'è stato l'incendio al deposito sulla Salaria, quindi chissà che cosa è stato. Fatto sta che questa persona, una donna più o meno della mia età, non ce l'ha fatta più. Allora, tra l'altro questa persona si occupava, doveva essere responsabile della riserva, quindi tra tutti questi lavori, tra tutti questi impegni doveva essere responsabile della riserva. Ma come faceva a svolgere questo compito? Me lo spiegate? Come si fa? Quindi qui va fatto ognuno di noi nel proprio ambito, nel proprio, il massimo possibile, perché pure il discorso del lavoro. Io ho dei figli, voi avete dei figli, dei nipoti. Non ci sono occasioni di lavorare perché la gente non ha questo senso della solidarietà, del senso del bene comune, perché organizzare il lavoro è offrire agli altri una possibilità di vivere in questo paese, di non dover andare via. Non c'è questo senso di responsabilità, questa sensibilità. E anche lì è tutto da lavorare, come diceva Bruno. Eh sì, cioè abbiamo questo bene, questo patrimonio, ma chi se ne vede bene? I 22 proprietari del nostro pianeta, i 23. Noi ce ne abbiamo 23, ce ne abbiamo forse 5 o 6 che sono proprietari delle nostre spiagge, e la situazione si ripresenta. E che dirvi, cioè qui soluzioni ce ne stanno, si deve lavorare, zappare, darsi da fare continuamente, non ci sono soluzioni, c'è semplicemente da avere avanti questi obiettivi e di lavorare ogni giorno su questo. Se non c'è questa sensibilità, ma ci deve essere pure chi dirige la mobilitazione, non solo chi si mobilita, e ci deve essere anche conoscenza, competenza, approfondimento, certo. Il discorso della normativa, perché poi dopo quelli che ti fregano la DP lo sta lì, cioè, vabbè, ma io ho questa carta, quello mi ha detto che io devo, cioè questa carta canta, oh, qui ci sta il giudice che ha detto questo, io non posso non farlo. Quindi allora a quel punto tu dici, e che fai? Questa deve essere sicuramente una battaglia di tutti. Intanto rispetto a quello che diceva Ados, se volete venire martedì prossimo, 29 alle 9, c'è la commissione ambiente dove ci dovrebbero illustrare. Martedì alle 9. Oggi l'hanno mandata? Sì. Allora, venite in municipio martedì. Giusto. Così magari ascoltate con le vostre orecchie. Come andò? Alle 9. Tutto il municipio. Chi può, sì. Lo scorso anno noi faticammo, dico noi perché insomma insieme posso dirlo, credo, con Franco, con Ados, chiedere a questi signori, dice, ma ci spiegate che volete fare per la prossima estate? Il PUA non ce l'avete fatto vedere, non se ne può discutere. A un certo punto arrivò Ieva, l'assessore, e lesse pedissequamente un paio di fogliettini, e poi abbiamo visto quello che è successo, cioè spiagge lasciate alla quelle di Ponente in particolare, senza nulla, con servizi costati totalmente, ve lo vorrei ricordare perché tu uno di quelli che fece l'accesso agli altri, arrivò questa tabella, abbiamo speso 1 milione di euro circa per non fare altro che mettere i bagni chimici su 8 spiagge, mettere il salvamento, e i bagni chimici arrivarono mi pare a metà agosto. Allora dice, quest'anno che faranno? L'avete spiegato benissimo, cioè loro con questo 50% puntano attraverso l'Arca e altre pezzi di spiaggia, dice, dopo potremmo rifare queste concessioni, rifare questi chioschi semmai. Quindi siamo assolutamente ormai fuori tempo, io dico, cioè è chiaro che io poi da consigliere anche autonomista quale sono, aggiungo sempre un'incredulità, no? Ma in quale altro paese del mondo, in quale altro paese dove c'è il mare, la capitale d'Italia, uno improvvisa continuamente le proprie politiche, non riesce a dare un minimo di sviluppo, un'idea, dice, ma io che ci voglio fare con sto mare? Che ci voglio fare? Qui siamo passati negli anni, lo sapete chi vive qui da tanto come me, insomma, dalle 100 discoteche, dalla quasi Rimini, a niente. Qui c'è un'improvvisazione continua.
perché non decidiamo noi, purtroppo, ma non decide neanche chi oggi governa il municipio, perché sì, questi veramente hanno paura, hanno paura pure della loro ombra. Ma quindi... commissario, no, ma loro nel dubbio dice noi facciamo quello che, ci dicono altri dal Campidoglio. Allora ben venga l'impegno di cittadini che vogliano portare qualcosa per i propri, per il proprio futuro, per i propri figli, per dare sviluppo, per dare lavoro e per dare pure la possibilità a questi ragazzi magari di andare, io dico anche la sera, a trovare delle, delle possibilità di socializzazione. Allora invece c'è di nuovo improvvisazione, con un grande alibi tra l'altro, che è quello del PUA, secondo me, perché se dobbiamo metterla politicamente, dice allora che hanno fatto questi? Che hanno fatto? Hanno, sono 2 anni e mezzo, 3, che fanno finta di abbattere chissà che cosa, non hanno abbattuto niente, hanno abbattuto un paio di chioschi, hanno abbattuto il MET facendolo passare, perché guardate, chi legge da fuori, se voi andate sui social, è devastante, chi non è qua, dice, questi hanno abbattuto tutto il lungo, ma questi non hanno abbattuto nulla, però lo fanno, aspetti, quindi lo fanno con grande propaganda, con una propaganda che invece per chi conosce le cose è ridicola. Ma ricordate la revoca delle dune? Che è successo? Dove sta? Che cosa è successo? Niente, perché era fatta in un certo modo. Quello che avete spiegato è vero. Allora, possibile che... però l'hanno fatto credere, no? L'hanno fatto credere e poi alla fine invece i stabilimenti stanno lì. Perché forse più la Lega che il 5 Stelle gli hanno dato una concessione di 15 anni, quindi... Noi dovremmo parlare del resto, allora, cioè si può creare nel resto qualcosa di buono? Si fanno il bagno, cioè quindi la visione del mare che è usufruito dai romani e dai lidensi perché arrivano e passano, è una visione che è legata proprio a sto benedetto concetto per cui la gente viene a Roma e non sa che c'è il mare. Se si sapesse che a Roma c'è il mare, la gente potrebbe abbinare il turismo al mare a febbraio, quando le spiagge sono deserte perché noi moriamo dal freddo e non ci andiamo, e quelli che invece sono abituati al buio 8 mesi l'anno e stanno a meno 40 vengono e con 3 gradi si fanno il bagno. Cioè questa è una cosa, veramente vi giuro, io l'ho pensata a stessata in Norvegia. Mi sono resa conto, dico, questi vengono a Roma, non lo sanno che Roma c'ha il mare e possono farsi il bagno al mese di febbraio. Lì dove la terra, il mare, le sorgenti, l'aria, ce la troviamo già fatta, nessuno l'ha conquistata, mettere dei recinti alla terra, alla spiaggia, al mare, alle sorgenti, eccetera, vuol dire creare una specie di latifondismo. Siamo in un latifondismo della spiaggia qui. Né più e né meno, i ricchi diventano sempre più ricchi, i poveri che siamo noi cittadini diventiamo sempre più poveri e dobbiamo sentirci indignati, cioè dobbiamo sentire dentro di noi qualcosa che riguarda i diritti della persona calpestati impropriamente e arrogantemente da qualcun altro, che sia la mafia. E sappiamo, vero, quanto dobbiamo lottare ancora. Che siano quelli che hanno i soldi, non lo possiamo più permettere. Non stiamo chiedendo un favore, stiamo chiedendo i nostri diritti. Io per esempio sono rimasto molto ben impressionato a Castelnuovo di Porto. Questo per dirvi della proprietà privata, chiaramente quello che serve per ognuno di noi, per le necessità, dobbiamo averlo e dobbiamo diciamo utilizzarlo, ma non dobbiamo allargare poi creando dei recinti. Le famiglie, le case delle famiglie che sono proprietà privata per le necessità, per avere un tetto, stanno accogliendo le persone che ora stanno andando via da lì, le stanno accogliendo i cittadini nella loro proprietà, tra virgolette, privata. Allora metterei sempre tra virgolette la parola privata. E anche le spiagge libere dovremmo chiamarle spiagge popolari,
spiagge del popolo, non semplicemente libere. Dobbiamo, diciamo, far rifermentare in noi quei principi di giustizia sociale che sono insiti nella natura, non sono inventati, è la natura che ce li propone. Se il mare parlasse tutti i giorni che viene lì, eccetera, direbbe questo: io sto qui per tutti. E non è giusto che alcune parti della spiaggia vengano in qualche modo sfruttate per interessi privati. Cioè, questo non lo possiamo permettere. Quindi io sono chiaramente sempre, infatti sto venendo a varie riunioni, perché ritengo che le ricchezze che noi abbiamo e che fanno parte del nostro territorio non vengano, diciamo, messe come un latifondismo di chi appunto poi le gestisce per i propri interessi. E noi dovremmo fare del tutto durante quest'estate, fare a turno un gruppetto per ogni stabilimento, fare a turno entrare, chiedendo l'ingresso, chiedendo entrare. Così, però bisogna essere un gruppo per ogni, per ogni stabilimento, sì, cioè, per dire. Sono 75, cioè, c'è un esercito. Mobilitiamo, mobilitiamo sopra Ostia. Abbiamo fatto mobilitiamo tutta la zona di Ostia Ponente, perché non è giusto che chi abita Ostia Ponente non possa anche usufruire della spiaggia che sta dopo il pontile in poi. Non è giusto. Quindi che poi non chiediamo un favore anche qui, noi chiediamo che venga rispettata la legge. Quindi noi dovremmo fare una specie di manifesto manzoniano per l'estate in cui si mettono in elenco tutti i diritti del cittadino riguardo all'utilizzo delle spiagge. Per la legge, secondo la legge, 1, 2, 3, caro cittadino, tu hai diritto a questo, come una specie di grida manzoniana dal punto di vista positivo, chiaramente, non negativo. Ecco. Per la questione della disabilità noi stiamo pensando all'Arca come un ipotetico stabilimento attrezzato per i disabili. Lo devono fare dappertutto, la passerella è obbligatoria. No, lo stabilimento deve essere tutti, però che abbia delle attrezzature specifiche per andare con i disabili dentro. Tutti dovrebbero averlo, però dobbiamo su questo stabilimento. Tutti gli stabilimenti, tutti, sì. Non ce n'è uno, certo. Ce n'è solo uno che andano su Facebook. Possiamo dire su tutte le spiagge, non su tutti gli stabilimenti. Tutte le spiagge. Sì, tutte le spiagge devono essere tutte le spiagge, accessibili, sì, sì, ai disabili, perché c'è una bella differenza tra spiagge e stabilimento. Tutte le spiagge libere devono essere libere per tutti, anche per i disabili. Sì. Ricordatevi di firmare il foglio firme chi non l'avesse fatto. È importante che ci uniamo in questa battaglia per rivendicare le spiagge libere. Ci vediamo martedì mattina.